Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento consueto con il TMV News. Sono ancora tanti i colpi che fanno discutere nel corso di questo calciomercato, in particolare i difensori sono al centro dell'attenzione. L'ultimo acquisto è stato quello della Juventus dal Torino, ha prelevato Bremer, dunque il brasiliano va a colmare la casella lasciata vuota da De Ligt, passato al Bayern Monaco. Ne parliamo di questo ed altro con Paolo Strigara in collegamento con noi. Ciao Paolo! Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Ti coinvolgo subito sull'Inter per chiederti se suona come una beffa il passaggio di Bremer dal Torino alla Juventus. Il brasiliano è stato a lungo inseguito dai nerazzurri, però poi è finito ai bianconeri. Penso sia un discorso di tempistiche. La Juventus è riuscita a vendere De Ligt prima di quanto non abbia fatto l'Inter con Skriniar e di conseguenza Bremer è andata alla Juventus, ma non penso che sia un dramma, non penso che sia. Cioè, questi due obiettivi dell'Inter, Bremer e Dybala, che non sono arrivati. Cioè, se io poi stringo, sì, non è stata fatta, diciamo, una bella figura, però se stringo, poi alla fine non penso che ci sia da mangiarsi le mani, perché sono due buoni giocatori, ma secondo me Dybala avrebbe creato un po' di problemi a livello tattico ad Inzaghi. Non a me, perché se fossi stato l'allenatore l'avrei preso a braccia aperte, ma, giocando magari in un'altra maniera. Però, visto che Inzaghi ha il suo credo, visto che Inzaghi gioca col 3-5-2, secondo me Dybala non è una grandissima perdita per l'Inter. Bremer è un ottimo giocatore, ma deve ancora dimostrarlo. Non ci scordiamo che giocare nel Torino è diverso da giocare in una squadra che deve vincere, che lotta per vincere, come poteva essere l'Inter e come sarà la Juventus. Quindi è tutto da verificare il valore di Bremer, anche se in assoluto secondo me è un ottimo giocatore, ci mancherebbe altro. Però secondo me l'Inter fa sempre in tempo a vendere Skriniar, perché se le cifre sono quelle io assolutamente lo venderei, e a trovare un sostituto degno di Skriniar. Cioè, non penso che Milenkovic o Demiral siano tanto più scarsi di Skriniar. Quindi, Comunque secondo me, non è un grosso problema proprio dal punto di vista tecnico. È un problema, magari così, dal punto di vista dell'immagine, perché avevi un po' dichiarato questi due obiettivi e sono sfumati entrambi. però non si può escludere ancora che possa rimanere Skriniar a questo punto. Sarebbe un acquisto per l'Inter, considerato che viene dato ancora come sicuro partente. Sì, vabbè, ora è evidente che Skriniar, cioè, è un ottimo giocatore. Il fatto che lo voglia il Paris Saint-Germain, che si parli di queste cifre, è chiaro che se dovesse rimanere saremmo tutti contenti. Però ti ripeto, anche se dovesse andare via a quelle cifre, io penso che si troverebbe un ottimo sostituto. Si troverebbe, anche perché nella difesa a 3, nella difesa a 4, i due centrali devono avere delle caratteristiche. Nella difesa a 3, secondo me, possono anche, no, queste caratteristiche possono anche essere un po' più malleabili, no? Perché cioè, anche la fisicità, anche giocatori magari un pelino anche un po' più lenti, nella difesa a 3 si barcamenano meglio. È chiaro che giocando a 2 devi avere anche l'esplosività, la velocità. È evidente che Skriniar comunque questa cosa, questa qualità l'aveva, ci mancherebbe altro. Quindi sicuramente l'Inter deve trovare un sostituto all'altezza, però non penso che casomai sarà un problema questo. In ogni caso, se dovesse partire Skriniar, ti aspetti che l'Inter possa prendere due difensori, perché comunque ci sarebbe anche numericamente da sostituire Ranocchia. Sì, è vero che sai, all'occorrenza ce ne sono diversi di giocatori che possono fare il centrale, c'è D'Ambrosio, c'è Di Marco che l'anno scorso lo ha fatto. Sì, uno sicuramente, se va via Skriniar, uno un titolare lo devi prendere, e poi magari anche qualcos'altro. Questo, però non ci scordiamo il mercato che ha fatto l'Inter, sono arrivati degli ottimi giocatori. Il ritorno di Lukaku, secondo me, era quello che serviva di più di tutti, perché dopo un ottimo girone d'andata, Dzeko l'anno scorso, nel girone di ritorno,
ha perso, diciamo, qualche un po' di brillantezza, un po' di lucidità, e questo qui, secondo me, è costato molto all'Inter. Il ritorno di Lukaku in questo senso colma questa lacuna, perché riprende un giocatore fortissimo, secondo me, lì davanti. È vero che è andato via Perisic, però secondo me Gosens è un ottimo sostituto. Secondo me è un giocatore importante, no? Voglio dire, l'ha dimostrato all'Atalanta, l'ha dimostrato nella nazionale tedesca, quindi sicuramente da questo punto di vista non è semplice sostituire l'ultimo Perisic, però secondo me l'Inter sta facendo bene. Aslani, Mkhitaryan sono ottimi giocatori, anche Bellanova. Cioè, secondo me si sta un po' completando la rosa dello scorso anno con l'acquisto bomba di Lukaku, e si sta un po' completando la rosa dello scorso anno, che già era competitiva. È chiaro che ora è tutto da verificare questo discorso sul difensore, perché è evidente che Skriniar era un titolarissimo con Inzaghi, e quindi se dovesse andare via deve essere preso un giocatore alla sua altezza. Ma però penso che l'Inter abbia fatto un mercato molto intelligente. Un mercato, è arrivato anche Onana, perché voglio dire, cioè, Certo, Handanovic ha deve anche una guardare anche al certa età, futuro, anche per la quindi. porta all'Inter, non c'è dubbio. Però in questo momento, guardando ai rinforzi della Juventus, ti senti di dire che si è avvicinata parecchio, diventa la favorita numero uno per lo scudetto, si è avvicinata molto all'Inter, l'ha superata, che ne pensi? No, non lo so perché intanto ha venduto Dybala, e anche Bernardeschi, che erano due ottimi giocatori da questo punto di vista. Quindi non so il discorso Chiesa, quanto tempo impiegherà a riproporsi. Non so Di Maria che impatto avrà sul campionato italiano, anche perché c'ha una certa età, non è più un ragazzino di primo pelo. E quindi, secondo me, alla Juventus mancava un giocatore fondamentale, continua a mancare, che è un regista vero. Cioè, voglio dire, se alla Juventus fosse arrivato Verratti, allora secondo me la Juventus avrebbe fatto un bel salto in avanti. Però, dando via anche De Ligt, smettendo Chiellini lì dietro, non penso che anche alla Juventus un Bremer possa bastare, e lì in mezzo anche l'acquisto di Pogba, in mezzo, dico, al centrocampo, possa far fare questo grandissimo salto di qualità alla Juventus. Poi, sai, è tutto da verificare. Non ho capito bene se Morata rimarrà, non rimarrà, tornerà, non tornerà. Probabilmente faranno Questo. più di un tentativo per riportarlo, sì. E quindi, sai, non penso che la Juventus si sia rinforzata in maniera così talmente, no, grossa da dire quest'anno cambierà la musica. Sicuramente la Juventus è sempre la Juventus, e da qui alla fine dell'anno ci sarà per la lotta allo scudetto, come c'è sempre stata. Come è obbligo per la Juventus, non è obbligo la stessa cosa per l'Inter. Non è obbligo vincere, ma lottare per vincere, assolutamente sì. Il Napoli invece ancora fatica a mettere a segno un colpo vero, un colpo capace di accendere la fantasia dei propri tifosi. In più sono partiti dei pezzi da 90, l'ultimo è stato Koulibaly. Sì, penso che in realtà il pezzo da 90 veramente grosso e importante sia stato Koulibaly, perché Mertens è un giocatore che sta un po' così, finendo la sua parabola migliore. Rimane sempre comunque un ottimo giocatore, ci mancherebbe altro. Ho sentito che è stata accostata alla Lazio, però la Lazio, voglio dire, negli ultimi anni, non lo so, ecco, prende dei giocatori sempre così, che stanno un po' calando, come tipo Pedro, no? Pedrito, non so quanto Mertens possa, poi magari farà, non lo so, un campionato pazzesco, farà 20 gol e mi smentirà, però io parlo sulla carta. Napoli, avendo dato via Mertens, Insigne dell'ultimo anno, non è stato così travolgente, no? Non è stato così determinante come negli ultimi anni. Quindi penso che la vera perdita sia stata Koulibaly dietro, e in questo senso assolutamente il Napoli dovrà mettere mano, e dovrà mettere mano anche lì davanti, perché se devono migliorare la squadra dello scorso anno, per adesso non l'hanno fatto, per adesso sicuramente non l'hanno migliorata, anzi l'hanno peggiorata.
e quindi mi aspetto più di un colpo da parte del Napoli. Per quanto riguarda invece la Roma, con Dybala, secondo te che obiettivi potrà darsi? La Roma, secondo me, se riescono a far quadrare la fase difensiva in mezzo al campo cominciano a essere tosti e lì davanti manca sempre, secondo me, un'alternativa a Abraham. Però se dovesse rimanere Zaniolo con Dybala e Pellegrini, cominciamo a parlare di una squadra che ha molte frecce al proprio arco, soprattutto nel reparto avanzato, e quindi se la Roma riuscisse a far quadrare questi equilibri, no, di centrocampo con Matic, con Cristante, due giocatori abbastanza fisici, mi sembra che l'idea di Mourinho sia chiara, sia quella lì, no? Una difesa abbastanza bloccata, anche se poi c'hai anche Spinazzola, c'hai anche Zielinski, perché c'è un ragazzo fortissimo, veramente a me piace tantissimo. Quindi hai anche la possibilità di giocare tatticamente con la difesa a 3 o anche a 4. Quindi la Roma, secondo me, è una di quelle squadre che invece ha fatto un bel balzo in avanti, assolutamente. Te lo sta a dimostrare la contestazione dei tifosi laziali, che assolutamente sentono il terreno, no? Andare via da sotto i piedi, ma non per un discorso del proprio mercato, anche per quello forse, ma soprattutto per quello che sta facendo la Roma. Quindi è una squadra che lotterà, secondo me, sicuramente per i primi quattro posti la Roma. Perfetto Paolo, allora grazie per questa chiacchierata, ci risentiamo più avanti, così torneremo ad analizzare tanti temi legati anche al campionato che inizierà a metà agosto. Grazie per il momento. Ciao a tutti, ciao Lorenzo. Adesso ci concentriamo sulla Fiorentina e non solo, e lo facciamo attraverso questa intervista che abbiamo realizzato quest'oggi negli studi di Radio Firenze Viola, dove è venuto a trovarci Leonardo Semplici, ex tecnico di Cagliari e Spal, tra le altre. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con lui. Sentiamo dunque che cosa ci ha detto. Ma credo che la Fiorentina stia facendo un mercato veramente importante. Con gli arrivi di questi giocatori, credo abbia innalzato quello dell'aspetto tecnico-tattico e quindi credo ci siano i presupposti per fare un'ottima annata. È chiaro, ora è abbastanza presto, vedo che altri giocatori potrebbero arrivare e quindi penso veramente la Viola quest'anno abbia la possibilità di confermare tutto quello di buono ha fatto l'anno passato, ma anzi di aggiungere qualcosa in più, nonostante insomma, che tutte le squadre, specialmente nei reparti della lotta per lo scudetto, si stanno rinforzando. Poi va sottolineata la tempestività con cui la Fiorentina ha operato sul mercato. Per un allenatore è importante, no? Avere fin dall'inizio del ritiro i giocatori nuovi sui quali contare e con cui lavorare per poter mettere a punto tutti i meccanismi, gli schemi in vista della nuova stagione. Ma assolutamente, credo insomma il mister abbia riportato grande entusiasmo dopo qualche annata di difficoltà e si temeva che la società non lo seguisse, invece ha dato conferma insomma di quelle sono la voglia e il desiderio da parte della società e non solo dell'allenatore di poter fare un campionato importante. Sono arrivati dei giocatori veramente forti, tra cui il centravanti, credo insomma Jovic. Jovic sia veramente un fiore all'occhiello, un giocatore che mi auguro e penso possa veramente essere il valore aggiunto di questa squadra. Dove può arrivare questa Fiorentina? È chiaro che il mercato è ancora lungo, c'è la possibilità per tante squadre di fare altri acquisti, di perfezionare il proprio organico, però ecco, questa Fiorentina che sensazione ti dà e se può migliorare anche rispetto all'anno scorso la propria posizione? Ma credo di sì, perché parte da una buona base, dalla base dell'anno passato, e sta aggiungendo dei giocatori, come si diceva prima, veramente importanti. E quindi credo l'aspettativa e anche il sogno dei tifosi possa essere quello di mirare a qualcosa di più. È chiaro, insomma, in questo momento è prematuro, come dicevi te, perché il mercato è solo all'inizio, tutte le squadre sulla carta si stanno rinforzando, specialmente quelle che sono arrivate davanti alla Fiorentina. Sarà un campionato, credo, bellissimo, straordinario.
C'è questa incognita dei mondiali a metà stagione, quindi questa sarà un'incognita importante, eh sì. Però insomma uguale per tutti, perché non è mai esistito un campionato del mondo. Bisognerà a metà stagione. Avere probabilmente il preparatore atletico bravo. Ma bisognerà avere, capire il modo di interpretare il periodo di 2 mesi di inattività, e soprattutto con le tante partite ci sono, sarà importantissimo anche il recupero tra una gara e l'altra, e questo sarà ancora più importante di quello magari è la preparazione fisica sicuramente iniziale, e poi in quei 2 mesi che la squadra stanno ferme, perché ci saranno tanti incontri infrasettimanali. Poi se la Fiorentina continuerà ad andare avanti anche in conference, avranno tanti impegni, Coppa Italia, insomma ci saranno tante gare da giocare, quindi bisognerà essere bravi a saper gestire i vari momenti del campionato e delle competizioni. Tornando però agli obiettivi, Italiano sembra voler alzare l'asticella e ne dà la dimostrazione allenamento dopo allenamento, riprendendo i giocatori e chiedendo sempre la massima intensità in ogni seduta, e poi comunque in ogni intervista i giocatori, a precisa domanda anche sul sogno Champions, non si tirano indietro, nel senso che dicono beh, vediamo, non ci precludiamo niente. È il giusto atteggiamento questo qui secondo te? Ma è giusto essere ambiziosi, il mister l'ha dimostrato l'anno passato, credo lo voglia ancora più quest'anno, credo insomma la squadra sotto l'aspetto lo stia seguendo in tutto e per tutto, e quindi gli auspici per provare a cercare qualcosa di più ci sono, però è chiaro insomma poi ci sono il campo, gli avversari, sicuramente la Fiorentina si vuole riportare in un tipo di campionato più importante rispetto all'annata passata, e nell'ultimo anno ci è riuscito, secondo me già confermarsi a quei livelli sarebbe sicuramente un po' bello e importante, però è giusto all'inizio di un'annata così pretendere sempre qualcosa di più. E Fiorentina a parte, il colpo migliore secondo te sul mercato fino a questo momento chi l'ha messo a segno? Ma sotto certi aspetti l'Inter, che credo insomma già era la più forte secondo me l'anno passato, ha riportato Lukaku, e la stessa Juventus si sta muovendo molto bene, perché con l'arrivo di Di Maria e insomma ieri di Bremer, insomma di altri giocatori, insomma si stia riportando a una competitività migliore rispetto all'anno passato. Però credo insomma alla fine insomma tutte le squadre provino a rinforzarsi, come giusto è, però ecco le grandi squadre credo insomma rimarranno sempre le 4-5 che si lotteranno alla fine per la vittoria finale. Il giocatore che hai allenato che ti ha dato più soddisfazioni vedendolo anche oggi? Ma direi Lazzari, che il giocatore quando sono arrivato alla SPAL non giocava in Serie C, poi attraverso quello è stato il mio lavoro, ma soprattutto le sue qualità, ha trovato quella forza di migliorarsi, una ragazza eccezionale sotto tutti i punti di vista, e ha intrapreso poi una carriera confermandosi poi in una squadra importante come la Lazio, arrivando fino alla nazionale, ma insomma qualche anno prima mi raccontava insomma voleva smettere, giocava in Serie D e poi insomma è riuscita a ripartire e a trovare prima alla SPAL e poi alla Lazio il contesto per poter esprimere quelle sono le sue qualità. Tornando alla Fiorentina, l'Europa League, se dovesse essere centrata dalla Fiorentina, significherebbe una crescita da parte della squadra, e comunque sarebbe l'obiettivo realizzabile, raggiungibile? Secondo me sì, è giusto che la squadra abbia degli obiettivi importanti, credo questo lo sia. E riuscire a migliorare una o due posizioni sarebbe veramente eccelso, e quindi mi auguro attraverso questo tipo di mercato che abbiamo intravisto, ma già importante della squadra fiorentina, possa permettersi di poter veramente scalare qualche posizione e levare quelle soddisfazioni che i tifosi meritano. Queste dunque le parole di Leonardo Semplici durante la diretta di Radio Firenze Viola. Siamo arrivati alla conclusione del nostro TMV News, l'appuntamento è rimandato a domani. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.